I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason. Guardate questo piatto, è bello secondo me, ha un profumo, peccato che voi non possiate sentirlo, ma se lo fate lo sentite poi, ed è veramente molto molto buono. Sono delle mezze maniche integrali fatte con il pesto rosso, che se volete potete aggiungere anche dei pomodori secchi sott'olio. Io non li ho messi, però se volete vedere come l'ho preparato venite con me, così lo facciamo assieme, con datterini, mandorle, ricotta. Dai, su. E anche col caldo non possiamo mica rinunciare sempre a un buon piatto di pasta fatto veramente in modo semplice. Allora, ogni tanto ci sta. Dunque, questi sono 2,5 di pomodorini datterini. Poi abbiamo 130 g di ricotta fresca, 35 g di mandorle pelate, 20 g di olive nere denocciolate, 20 g di parmigiano grattugiato, 15 foglie di basilico fresco. Poi ci serviranno 20 ml di olio extravergine, un po' di sale e pepe, e poi andremo a cuocere le nostre mezze maniche integrali. Allora, questo si chiama pesto rosso. Dunque, iniziamo a mettere i pomodorini in un blender. Ecco qua, spaccati in due parti. Ovviamente a chi danno fastidio i semini, anche solo per problemi di digeribilità, come ad esempio io nel mio caso, tanto vengono frullati, altrimenti devo toglierli. Le foglie di basilico le laviamo e le asciughiamo ben bene. Benissimo, basilico, le mandorle, la ricotta, il parmigiano. Adesso vado ad aggiungere le olive denocciolate. Ok, in ultimo l'olio, più o meno 25 ml di olio extravergine. Benissimo, e ora facciamo frullare il tutto. Ovviamente sale proprio poco, perché già c'è comunque anche le olive, sono già il parmigiano e un pochettino di pepe. Ok, perfetto. Intanto mettiamo anche sull'acqua per la pasta. Perfetto, pronto così, vado a metterlo direttamente in un saltapasta. Così bello cremoso. E nella saltapasta dove faremo poi appunto terminare la cottura della nostra pasta. Ok, abbiamo anche buttato la pasta, sono 2 etti di pasta. Scoliamo la pasta sempre 3 minuti prima. Ecco qua, adesso la pasta, devo metterla nel saltapasta. Ok, accendiamo un attimino gas, facciamo saltare un attimo la pasta. Ma che ve lo dico a fare, un profumo, il profumo dell'estate proprio. Voilà, vado ad impiattare. Ecco qua, li ho poi andata a guarnire con delle foglie di basilico e qualche oliva denocciolata. Buona degustazione a tutti, spero che vi sia piaciuta questa pasta velocissima, perché è proprio, non ci va proprio nulla per prepararla, veramente. Semplice, buona ed è anche un piatto unico perché c'è tutto. Alla prossima, buona degustazione a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, vi attendo sul mio canale YouTube, su Facebook e Instagram e attivate la campanella su YouTube, così vi arrivano tutte le notifiche. Ciao ciao!